Ciao, parliamo di neve make-up oggi. Vi ricordate quando sono uscite le palettine, questa qua, gli arcobaleni? Che tutte quante diciamo sempre la stessa cosa. Belle, bellissime, peccato che uno non possa comporsele da solo. Perché comunque magari c'era chi voleva farne un po' personalizzate, chi magari non voleva tutti i colori fosforescenti, chi non voleva tutti i colori chiari o chi non voleva tutti i colori scuri. Evidentemente siamo state ascoltate anche noi e la Neve Makeup ha deciso di fare le palettine singole vuote e le cialdine possono essere acquistate singolarmente di modo tale che ognuna si può comporre la propria palette. Io oggi ho deciso di fare questo video, ve l'avevo chiesto anche su Facebook, per farvi vedere un pochino le dimensioni, come sono le palette, vedere bene i colori delle cialdine perché non si vedono benissimo dal sito. E quindi insomma per parlarvi un po' di questa collezione. Allora, io non ho la palettina vuota, però è praticamente identica a questa. E queste qua sono gli arcobaleni. Io ho sia gli scurissimi che i chiarissimi. Allora, le palettine sono così. Vedete, la grandezza Questo. all'interno è fatta così. E la grandezza di ogni singola cialdina è più o meno come quelle di Essence. Infatti faccio vedere qua, io avevo depottato gli ombretti di Essence in una palette della Film Maquillage, più o meno, anzi no, sono esattamente, vedete, della stessa grandezza. Quindi nel caso in cui vogliate acquistare la palettina da sola perché magari avete altri ombretti e volete depottarli, sia quelli di Essence, e ci stanno anche se sono leggermente, ma proprio leggermente più piccoli, gli ombretti della Laila, della linea Laila Art, che sono questi qua, che io ho depottato in questa palettina di Peggy Sage. Quindi nel caso in cui abbiate magari un po' di ombretti da depottare, in più vi piacerebbe acquistare due o tre cialdine di Neve Makeup, sappiate che la Okay, palettina è vi faccio abbastanza vedere, io adesso ho versatile. tolto una cialdina, Quindi questa è la grandezza delle vedete? cialdine, praticamente identica sia a queste della Laila che a queste altre di Essence. Vedete, entra perfettamente qua dentro, quindi ups, la grandezza è questa. Non sono magnetiche, questa è l'unica cosa. Infatti questo divisorio qua è il classico tipo di gomma piuma, quindi quando inserite le cialdine dovete metterlo all'interno e pressarlo un pochino, ma entra dentro proprio facilmente. Allora, vi faccio vedere un attimino anche le colorazioni, già che ci sono, visto che vi ripeto, dal sito non si vedono benissimo. Allora, questa è la palette dei chiarissimi e queste sono le colorazioni. Io adesso in sovraimpressione magari vi metto anche i nomi delle singole Allora, cialdine. Questa è la palette dei chiarissimi. Poi magari in sovraimpressione vi metto il nome di ogni singolo ombretto, così riuscite a ritrovarlo più facilmente sul sito. Allora, questo è uno champagne molto chiaro, sono molto pigmentati ovviamente, eccolo qua, molto bello come colore, da utilizzare sia come punto luce, magari anche su tutta la palpebra mobile per un trucco un pochino più semplice da giorno. Eccolo qua. Poi c'è quest'altro che è sempre un po' uno champagne, però ha i riflessi sul verde, che è questo qui. È un mix tra un dorato molto chiaro con dei riflessi sul verde. Io non so se riuscirete a vedere qualcosa, però vi assicuro che ha dei riflessini sul verde chiaro chiaro. È molto carino questo qua, molto particolare perché proprio questo dorato con dei riflessi verdi è molto bellino. Poi c'è questo qui che è un oro un po' più caldo. Questo qua.
Vi ripeto, hanno un'elevatissima scrivenza e sono molto morbidi come texture, sono molto setosi, si sfumano bene. Poi c'è questo qui che è un corallo con i riflessi dorati, bellissimo anche questo. Poi c'è questo che è un rosa con dei riflessi molto intensi. Poi abbiamo questo verde qui che è un verde Era un lime. verde, È più un verde pastello, con una punta di giallo all'interno, molto carino anche questo. Poi c'è un azzurrino, più un azzurrino verde acqua, un celestino. Ora, voi lo sapete che io a descrivere i colori sono pessima, comunque sì, è un celestino. Poi c'è questo qui che è sempre un celeste ma un pochino più blu. Vedete? Ve lo metto a confronto con quello di prima, così potete vedere la differenza. Vedete, questo è più un celestino verde acqua, questo invece è proprio più blu. E questo qui ha dei riflessi argentati. Poi abbiamo un color. Eccolo qua, un color lavanda, un viola lavanda, molto bellino anche questo qui. E poi infine c'è questo rosa, che è un rosa un po' più intenso, un rosa antico, rispetto a quell'altro che c'è nella palette. Ve li faccio vedere insieme, che è questo qua. Vedete, questo è un rosa un po' più chiaro, mentre invece questo qui è un rosa un po' più antico. E questa è la palette dei chiarissimi. Questa invece è la palette che si chiama scurissima, infatti all'interno tutte le colorazioni un po' più Partiamo da scure. questo che è un nero molto intenso. E questo qui è matte. Poi c'è questo qui che è un bordeaux. E questo qui è shimmer invece. Ha dei riflessi un po' più rossi. È un borgogna, diciamo. Poi c'è questo viola qua. È un viola melanzana. Poi c'è questo blu, un blu intenso, anche questo matte, è un blu con all'interno anche del viola. E poi c'è invece questo che è proprio un blu notte, un blu navy, bellissimo, guardate che meraviglia. E anche questo è matte. Poi abbiamo un rosso. Rosso mattone, sempre matte. Poi c'è questo marrone che mi piace tantissimo, è bellissimo, perché è un marrone molto scuro con all'interno una punta di oro. Infatti vedete i riflessi un po' dorati, bellissimo. Poi c'è questo che è un verde militare, anche questo con i riflessi oro, stupendo. Poi invece c'è questo qui che è più un verde bosco, vedete, un verde un po' più intenso. E
poi in ultimo c'è questo qui che è un grigio fumo, un nero, è più un grigio scuro, vedete? Questo era il nero e questo invece è un po' più grigio scuro. No, vabbè, ragazze, io quei colori non ce la posso fare a descriverli. Comunque, questo è lo swatch. E questa invece è la palette degli scurissimi. Ok, ragazze, spero di avervi detto tutto. Se avete altre domande potete scrivermi qua sotto nell'info box oppure su Facebook. Perché lo chiamo sempre l'info box? Qua sotto nei commenti. E niente, al prossimo video. Ciao!